Buonasera. Vediamo. Mi sentite? Vediamo se va tutto bene, se c'è nessuno. Sì. Ciao Gina. Mi sentite? Va tutto bene? L'audio tutto a posto? Allora. Ciao Aurora, ciao Valentina. Aspettiamo un pochettino qualcun altro. Ciao Chiara. Intanto vi faccio vedere cosa realizziamo oggi. La stella di Natale con Strong. Che dura. Potete poi qualsiasi fiore, inventare qualsiasi fiore alla fin fine che vi piace. Con Strong. Ciao Lisa. Allora, iniziamo. Ciao Daniela. Tanto vi faccio vedere di cosa abbiamo bisogno. Semplicemente dei wires o ferretti. Io uso questi argento che li trovate nello store Artgel. Il numero 24. Vi faccio vedere proprio come sono fatti, singoli. Eccoli qua, semplicemente li tagliamo. Più o meno una misura. Non ho preso la misura comunque. 5-6 centimetri penso che siano. Tagliati. Eccoli qua. Allora, per realizzare la stella di Natale, per chi ha i cutter già della stella di Natale, possiamo usare questi. Molto più semplice e veloce. Oppure semplicemente prendiamo la carta forno, li disegniamo, più grandi, più piccoli, poi in base alla misura. Naturalmente la giriamo dalla parte opposta per non far aderire la matita alla d'artigel. Quindi vi mostro prima una versione e poi l'altra. Io ho sciolto 80 grammi di Artgel Strong, l'ho già fatto, mi prendo un tovagliolo, lo sto sciogliendo a bagnomaria, ma si può anche microonde o bagnomaria. Vi mostro che già ce l'avevo sciolto, che mi era rimasto più o meno un 80 grammi ne ho sciolti. Mettiamo un altro poco di rosso, rosso magma. Daniela, non lo so, forse perché nessuno mi sta dicendo niente. Forse tu, sì, l'audio, devi vedere il tuo cellulare. Ne va pochissimo, eh?
Poi quanto più ne mettete, più intenso viene. E lo sciogliete. Bene, gli altri mi confermano che si sente, meno male. Si scioglie. Ecco qua. Poi naturalmente lo potete fare qualsiasi colore che volete, rosa, bianca. Io ormai ho iniziato con il rosso e ci andiamo con il rosso. Lo lascio a bagnomaria così non si solidifica. E con un cucchiaino mi aiuto, lo verso, trovo un pennello qualsiasi e lo stendete col pennello velocemente perché sennò poi si solidifica. Non importa che non siate precise, tanto poi una volta che si asciuga si arricciano i bordi e quindi non si nota che prendiamo gli wires, il ferretto, io lo immergo un po' in Art Gel Strong, lo faccio sporcare un po' e lo inserisco nel petalo. Poi se vedete che non ha preso bene, con il pennello ci passo un po' sopra per coprirlo. Eccolo qua. Vi faccio vedere, vediamo se, ecco. Lo abbasso un po' così forse si vede meglio. Allora, sì, vi ricordo che acquistando oggi c'è il codice promozionale STRONG1. È arrivato, è iniziato il calendario dell'avvento. Versiamo. Spalmiamo tutto, poi vi regolate, tenete presente che Art Gel Strong una volta asciutto potete farli anche più larghi, più grandi, perché una volta asciutto si ritira. Ecco qua, lo inserisco. Chiaro? Ne facciamo un'altra. È semplice, è veloce. Allora, lasciandolo a bagnomaria, vedete, rimane sempre fluido e quindi perché e lo posso utilizzare tranquillamente, non si solidifica subito, perché se lo fate nel microonde dovete scioglierlo poco alla volta e poi utilizzare quel poco e poi scioglierlo di nuovo è un po' più. Premetto, io l'ho prima sciolto in microonde e poi l'ho messo a bagnomaria così mantiene fluido. Ecco qua, semplicemente, e si lascia asciugare. Poi vi mostro il passaggio successivo. Mo vi mostro con i cutter. Spostiamo questo, eccolo qua. Allora, ciao Flavia.
Daniela, guarda che è semplicissimo, è più difficile spiegarlo a volte che farlo. Cutter, lo si appoggia sulla carta forno. Sempre con il cucchiaino di plastica. Lo si versa. Con il pennellino lo stesso mi aiuto a stenderlo. Qua non perdete tempo a disegnarvi i petali. Ecco qua. E subito lo togliamo. Ferretto e lo inserisco. Col pennellino lo copro. Ecco qua. Rifacciamolo. Strong versi. Pennello, lo spennelli tutto, dai la forma, velocemente perché sennò art gel si asciuga, si solidifica, inizia a solidificarsi. Ecco qua, vedo a favore di telecamera. E togli. Eccolo qua. Quindi facciamo questa più piccola anche, no? Così, va bene, abbiamo fatte tre. Cioè, è lo stesso metodo comunque, più grande, più piccola. Io sto procedendo così diamo il tempo un po' ai primi petali di farsi solidificare un po', perché poi vi mostro il procedimento successivo. Sono un po' emozionata, è da un po' che non facevo live. Nel frattempo vi ricordo che acquistando Strong c'è lo sconto del 10% con Strong 1 oggi. Domani ci sarà un altro prodotto. Per il calendario dell'avvento, Gina vi sta facendo questo regalo. Inseriamo. Ecco qua. Questi poi a voi la scelta di il numero da comporre di petali. Quanti più ne fate, più grande è, no? Quindi. Grazie, Anna. Grazie. Allora. Quanto tempo è passato? 10, 15 minuti? No, nemmeno 10 minuti. Una volta che si è solidificato, io intanto mi prendo il restante che avevo già fatto, così poi vi mostro. Allora, qua possiamo spegnere. Sposto questo. Allora, vediamo se si è indurito un po'. Sì. Allora, con un attimino così mi aiuto. Guardate questo passaggio.
Si è solidificato, però ancora è molle. Quindi, una volta che si è rappreso, diciamo, lo si appoggia su un tappetino. Io ho questi per i petali oppure su un polisterolo, qualsiasi cosa, cioè lo devi appoggiare dritto, poi asciugando per bene fa da solo il suo lavoro. Ecco qua. Vedete? Anzi, ve la giro, lo si appoggia qua. Quindi poi asciugando per bene, perché adesso ancora non è proprio asciutto asciutto bene, ecco qua. Allora, e si lascia, togliamo questo, ecco, l'ho lasciato asciugare così per bene. Allora, una volta asciutto, ve ne accorgete subito che diventa così. Io già me li sono fatti, quindi ve li mostro, si arricciano. Ecco qua. Sono più duri, vedete? Non si muovono più. E quindi si può comporre la stella di Natale. E allora si inizia, si prende. Io ho questi dei fiori. Delle cose la butta aperta, ecco un po' e si inizia a comporre. Allora. Si mette prima questi piccolini. Potete metterli come volete, tanto non c'è problema che si spezzano. Quindi potete già muoverli come volete. Si gira. Ecco qua. Sì, Daniela, mostraci il papavero, voglio vederlo. Ci mettiamo qualche altro piccolino. E poi iniziamo con questi medi. Se volete lasciarli così, mo mi stava sfuggendo che quest'altro gli ho dato la venatura. Allora, se volete poi togliere l'effetto, non far vedere l'effetto del ferretto, semplicemente. Questo la lascio così, comunque lo puoi riprendere anche se l'hai già composto. Semplicemente si prende un pennello un po' di verde, rosso, qualsiasi colore che vi piace.
Allora, prendiamo l'acqua, un po' d'acqua per diluirlo. Allora, si prende un po' di colore. Ecco qua. Un po' di acqua. Si diluisce. E si dipinge. Anche semplicemente solo il colore potete mettere. Così si vede di meno il ferretto, anche se con l'argento non si vede molto, eh? Quindi si può anche, una volta già composto, dare qualche venatura alla foglia. Facciamo una grande, ve ne mostro un'altra. Questa è con il ferretto che si vede. Prendi il colore verde e lo dipingi. Non devono essere precise, tanto giusto per camuffare un po'. Più leggere fate con il pennello, con i pennelli nuovi, eh? Sono una meraviglia. Dipingono veramente. Allora, se imprimete molto viene più spessa la venatura, se fate delicatamente viene molto sottile. E quindi potete continuare poi. Facciamo. Pulisco il pennello. Continuiamo. A comporre la stella di Natale. Guardate come li piego io tranquillamente. Non si fa nulla. Cioè non si rompono. State tranquille. Mi sono tagliata la buttaperca, la uso grande così ci si. Ecco qua. E componete la stella di Natale. Mettete dei petali, incrociate i petali tranquillamente. Io già li piego subito così mi regolo meglio dove metterli. Tutto chiaro? Ci sono domande? Ecco qua. Vi ricordo che con il calendario dell'avvento, acquistando oggi
Strong c'è lo sconto, mettete il codice STRONG1. Ogni giorno ci sarà un prodotto diverso con lo sconto. Ecco qua. A posto, Chiara. Poi l'aprite quando come volete. Se la volete più larga. Grazie, Gina. Ecco qua. Si vede la trasparenza, no? L'effetto vetro. Quindi. Semplice, ci sono domande? Sì, Gina, infatti, semplice e veloce. L'unico coso che dobbiamo aspettare è che asciughi bene, quello è. Ma alla fine tu non stai, cioè, li metti lì ad asciugare con pazienza e tranquillamente. Non ci vuole poi molto a comporre i petali e a farli. Grazie, Daniela. Ecco qua, vi mostro. Questi sono i petali, vi mostro mo' i petali senza la venatura. Qua c'è questo con la venatura. Sì, con l'essiccatore si fa prima mezz'ora, 10 minuti, poi lasci asciugare un altro poco nel frattempo e poi se volete fare prima. È vero, ma non ci stavo pensando all'essiccatore, anche se ce l'ho. Questo qua. Questi adesso stanno asciugando, però ancora non si sono arricciati. Quindi anche questi, perché se i petali li lasciate sulla carta forno, non si arricciano, rimangono lisci. Per chi vuole poi dritti proprio i petali, può lasciarli fare lo stesso metodo e lasciarli sulla carta forno, vi asciughino così. Diventano l'effetto vetro, cioè liscio, diciamo, ecco. Tranquillamente, ecco. Si può toccare, non è un problema. Una volta che si è solidificato dalla parte di dietro, perché poi se lo tocchi dal lucido rimangono le impronte delle dita. Sì, Sonia, se vuoi puoi farle più grandi o fai la misura più grande dei petali, cioè del petalo che stai facendo, li fai un po' rossi, un po' verdi, li puoi sfumare con il colore verde in polvere poi, no? Vediamo se ce l'ho a portata di mano. No. No, ti posso mostrare il bianco oppure sì, facciamo il bianco che forse è più d'effetto. Prendo la forbice, dov'è? Vabbè, prendiamo il coltello. Ecco qua, prendo un pennello. Ecco.
Oh, vabbè, tieni presente che è bianco perché il verde non ce l'ho a portata di mano. Però puoi sfumarlo così, mettendo il verde. Però tenete presente che una volta che poi lo colorate con il colore in polvere, opacizzi un po'. Si opacizza un po' dove spennelli il colore. Si può fare l'oro, puoi sfumarla con l'oro anche. E naturalmente l'oro ce l'ho portata di mano. Sfumo questo. Vabbè. Vediamo. Ecco qua l'oro. Certo, con la telecamera credo che non si noti molto. Sì, ho mostrato, sì, Anna, ho mostrato prima, appena iniziato, se non hai i cutter, ti disegni la foglia come ti piace, cioè questo è il disegno proprio. Io ho fatto mo la stella di Natale, ma puoi fare il papavero, puoi fare qualsiasi fiore così. Ti disegni il petalo, se ti regoli fallo un po' più grande rispetto al naturale, perché un po' una volta asciugato si restringe. Specie perché poi si ondula. Guardate questo, guardate. Sembra più piccolo, però tenete presente che si è ondulato, si è un po' ristretto, sì. E con l'ondulato anche sembra ancora più piccolo. Quindi questo. Potete sfumarlo con l'oro, con l'argento, con qualsiasi colore. Potete poi dare delle venature sfumate. Ci sono domande? Vi ricordo. Grazie Giovanna, vi ricordo che acquistando Artgel Strong mettete il codice Strong1 e c'è lo sconto del 10%, scusate. Questo grazie Daniela, grazie a voi che ci seguite. A posto. Se ci sono domande, se no abbiamo finito, semplice proprio. Amina si nota loro per... Ah, meno male, a posto. È stupendo. Comunque, mo dobbiamo provare il rosa gold anche. Allora, se non ci sono domande, poi magari sapete, no? Mi potete contattare oppure scrivere sul gruppo. Sapete che ci siamo, vi rispondiamo appena possibile. Aspetta, vediamo. Grazie Gina. E Domenica, i fiorellini centrali sono dei fiori, cioè i pistilli che si trovano proprio per i fiori nei negozi di Cake Design.
Puoi anche crearli con la pasta di zucchero se non ce l'hai, trovare una soluzione, delle perline magari, mettere un filo e fare con le perline. Quindi c'è tanto del cotone, puoi mettere il cotone. Se non hai a portata di mano e vuoi farlo subito, si trova una soluzione sempre, no? Diciamo. A posto. Roberta, sì, una volta asciutto puoi farle tranquillamente le venature. Hai visto? Cioè, io l'ho colorata adesso ed erano, questi erano i petali già asciutti, perché questi ancora non sono asciutti. Volendo, per accelerarli, puoi anche dipingerli allo stesso tempo. Come avete più tempo alla fine? Potete lasciarli così, non è per forza che dovete fare la venatura. Quindi a posto. Allora, casomai ci sono domande, vi rispondo. Io vi saluto, un bacione a tutti e ciao. Vi ricordo il codice sconto per oggi, Strong1, mettendo il codice Strong1. E domani ci saranno altri prodotti per il calendario dell'avvento. Ogni giorno ci sarà un prodotto diverso con lo sconto che Gina sta facendo. E vi saluto, un bacione. Ciao!